Cioè la questione degli allevamenti questione degli intensivi e dello sfruttamento degli animali. Quindi diamo il benvenuto al nostro big di oggi. Esattamente a Pablo D'Ambrosi, che è il filmmaker di Food for Profit. Ciao Pablo, Tutto grazie mille. bene? Benissimo, dopo, insomma, dopo la... Guarda, inizio io, così già. Vai, vai. Ieri ovviamente praticamente eravamo tutti sintonizzati a vedere Food for Profit su Report e io ho detto per fortuna non ho mangiato carne né a pranzo né a cena, perché guardando il documentario che avete realizzato, sicuramente noi l'abbiamo detto, c'è cioè un documentario che smuove le coscienze, che sicuramente fa riflettere, anche perché mette insieme industria della carne, lobby, politica ed Europa. E sicuramente in questo momento in cui si è aperta la campagna elettorale per le elezioni europee, cade, diciamo, proprio a pennello Food for Profit. Quindi per questo lo volevo dire da una parte grazie e dall'altra non so se riprenderò a mangiare carne nel breve tempo, forse no, non lo so, però sicuramente è un qualcosa che fa riflettere. Infatti, cioè, volevamo chiedere innanzitutto a te come è nata questa idea, perché nasce in realtà tanti tanti anni fa e poi si è arrivati adesso a mostrarla proprio praticamente a poche settimane dalle elezioni europee. Certo, no, intanto volevo ringraziarvi per il vostro invito e anche per le parole che ha appena detto, perché per noi veramente la cosa importante che volevamo fare con questo film era proprio smuovere le coscienze e cercare di parlare a tutti. Volevamo fare un film che non parlasse solo magari alla comunità vegana o animalista. Ma volevamo fare un film che potesse appunto parlare a tutta la gente, quindi alla massa, e cercare di fargli capire fondamentalmente cosa stanno mangiando e cosa c'è dietro questa industria della carne, che non crea soltanto appunto danni a livello di maltrattamento degli animali, ma come avete visto nel film, ci sono tantissimi problemi riguardanti appunto anche l'inquinamento, il maltrattamento anche degli umani, dei lavoratori, la distruzione delle comunità, le pandemie che possono provenire dagli allevamenti intensivi. Ci sono veramente tantissimi fattori che fanno riflettere era importante per noi che la gente potesse avere un quadro completo della situazione e poi appunto fare delle scelte personali. E la cosa veramente interessante e bella che abbiamo visto come risultato del film è tantissime persone che appunto ci scrivono e che dico: guarda, è da 2 settimane da quando ho visto il film che vado dritto davanti al banco della carne e non mi fermo neanche. Quindi per noi questo già è un ottimo risultato. E quindi sì, siamo contentissimi. Anche ieri sera è andato in onda su Report. Tra l'altro, ha fatto dei numeri grossissimi: 1,5 milioni di persone l'hanno visto. Con una... Pablo, scusa se ti interrompo, ma come dire, la versione andata in onda su Report è stata proprio integrale No, o non hanno è la tagliato? versione integrale, è una versione ritagliata, appunto, anche perché poi dopo c'erano gli interventi in studio di Ranucci, e la versione integrale, appunto, c'è al cinema o per le tante proiezioni che noi diamo anche E a che tutte le cosa facilità. cioè ci siamo persi qualcosa di ulteriormente interessante o erano Ma spezzoni, insomma, fondamentalmente riempiti? si analizzano un po' più nel dettaglio le tematiche che avete visto nella versione di Report, con anche più interventi di esperti anche Ah, internazionali. ok. E poi vabbè, c'è anche più c'è più un filo anche logico, è più una narrazione proprio anche di viaggio in tutta Europa, cosa che invece a Report è stata ritagliata un po', quindi è un po' più a pezzettoni. Personalmente, ma cioè, resti fra noi, non ci ascolta nessuno. Non è riuscitissima la questione dell'intervento di Ranucci, che non aggiungeva niente di che se non riassumere Facciamo un come recap. fosse esatto. Un recap. Interrompeva un po' la fluidità del video, che poi, voglio dire, a livello
di significato e di contenuto è stato estremamente prezioso, interessante. Infatti poi dopo ci siamo sentiti di Alessandra, perché non si era neanche capito come caspita fosse passato da voi a Regeni, con quel collegamento assolutamente da Stretto di Messina, proprio da Ponte sullo Stretto. E no, però poi in realtà insomma era proprio una curiosità tecnica, perché giustamente anche sì, noi sì, il no, nostro certo, piccolo montiamo. Ma alla fine noi siamo contentissimi che sia andato su Report, perché comunque vabbè, Report è una giornalistica secondo me tra le migliori in Italia, assolutamente, e poi comunque permette anche di raggiungere quei numeri, appunto quella massa che purtroppo al cinema cioè, nonostante essendo stato un successo al cinema, però comunque non raggiungi mai i numeri che può raggiungere. Certo, 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 certo. Quindi, io ti volevo chiedere, proprio restando anche proprio sul tecnico, no? Innanzitutto il periodo che poi avete abbracciato a livello proprio di riprese e poi di montaggio, perché poi c'è stata anche la pandemia, abbiamo visto anche delle immagini con le mascherine. Insomma, volevo chiederti un recap anche sia del piano d'azione che poi anche delle difficoltà materiali che poi avete incontrato, oltre alla pericolosità di alcuni ride che avete fatto. Si sono visti, certo, cioè, allora diciamo tutti gli infiltrati all'interno degli allevamenti sono avvenuti più o meno nel 2019, tra il 2019 e il 2020, poi purtroppo è scoppiata la pandemia, quindi anche tutta quella fase lì si è dovuta interrompere fondamentalmente, e quindi tutte le fasi di investigazioni erano state fatte dalla LAV, che coordinate da Stefano, da Steph, il ragazzo. Ok, ok. Esatto. E niente. Vado, applausi anche per lui, perché cioè, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Lui e tutto il suo team di persone in tutta Europa che sono andate, perché ovviamente in Spagna ci andando gli spagnoli, in Germania dei tedeschi, quindi ha veramente messo in piedi un team strepitoso di investigatori. E poi dopo il grandissimo Lorenzo Mineo, il nostro lobbista, che invece grande, è stato entrato a Bruxelles e appunto ha intrapreso tutti questi colloqui con vari eurodeputati piuttosto che altri lobbisti. E quindi questo, poi dopo, durante la pandemia, praticamente io e Giulia abbiamo scritto tutta l'idea del film, di come strutturare più o meno il film e appunto parlare anche di tutte quelle altre problematiche, perché all'inizio era solo, diciamo fondamentalmente, più che altro sul maltrattamento degli animali all'interno degli allevamenti. E poi quello di cui lei si è anche occupata in Report altre volte. Esatto, esatto. Però diciamo volevamo appunto ampliare il discorso e parlare di tutte queste altre cose e soprattutto linkarlo alla politica, no? Perché per noi era anche molto importante far vedere appunto come questi soldi, questi quasi 400 miliardi di euro che fanno parte della politica agricola comune del Green Deal, poi dopo vengano spesi e vanno a finanziare gli allevamenti intensivi e fondamentalmente mostrare, smascherare anche questa, tra virgolette, corruzione legalizzata, perché non c'è nulla di illegale fondamentalmente, le lobby fanno il loro lavoro, però c'è poco di trasparente, ecco, quello è il problema. Ma pensate, lo dico a chi ci ascolta che non ha visto il documentario, pensate che non c'è neanche una definizione di allevamento intensivo ufficiale a livello di Costituzione europea e di Parlamento. È incredibile questa cosa, una vergogna, perché è per agevolare ovviamente gli interessi delle lobby degli allevamenti, certo, intensivi. Perché se non essendoci la definizione è difficile fare leggi, esatto, se certo, una puoi cosa andare, che non è neanche definita. E niente, quindi poi dopo, scusa, stavo continuando con il percorso, quindi poi dopo, appena finita la pandemia, praticamente io e Giulia ci siamo messi, cioè appena potevamo uscire di casa, ci siamo messi subito in viaggio fondamentalmente, quindi poi siamo partiti, abbiamo fatto Spagna, siamo andati tutta la regione della Murcia, siamo stati qualche settimana lì, quindi poi dopo fondamentalmente poi abbiamo ripercorso tutti i vari allevamenti, e un po' tutto il percorso che avevano fatto i vari investigatori, quindi poi dopo tornando nei vari posti e cercando ovviamente di sia parlare con gli allevatori ma anche di parlare con le aziende, i grossi gruppi dell'agribusiness, e poi dopo ovviamente c'era tutto il discorso a Bruxelles, che quello è andato avanti ancora, perché poi dopo è stato portato avanti fino al novembre 2023, quando è stata votata la PAC, la politica agricola comune, che siamo andati lì proprio il giorno delle votazioni per parlare con personaggi tipo Paolo De Castro e altri personaggi che si vedono. Paolo De Castro, che per chi non lo sapesse,
tra l'altro anche ex ministro nel governo D'Alema, Paolo De Castro, uno dei politici slash lobbisti a Bruxelles, che direi grazie a voi ha, come dire, la sua candidatura, ecco, è decaduta per ovviamente ragioni di opportunità, perché altrimenti è verosimile che l'avremmo rivisto nuovamente lì a maneggiare interessi alquanto discutibili riguardo. Sì, Paolo De Castro, fondamentalmente, lui è un eurodeputato, non è un lobbista, mettiamo le cose in chiaro. Sì, però, sì, no, certo. Però ha sempre portato avanti molti interessi di tutto il settore agri in Europa, ed è un pezzo grosso proprio in Europa, si è sempre occupato di agricoltura, era stato anche presidente della Commissione Agricoltura, quindi è un personaggio molto influente. Sì, no, l'ho definito erroneamente lobbista perché tra le altre cose aveva anche rapporti anche di consulenziali, quindi retribuiti anche da grossi consorzi di aziende, marchi di aziende, questo assolutamente. Io ho una piccola curiosità, cioè nel momento in cui voi avete iniziato a reperire materiale, imbastire il tutto, cioè vi sareste mai immaginati una cosa del genere? Tutto quello che avete scoperto? E nel momento, concludo, nel momento in cui poi avete ricostruito tutto e avete detto sta succedendo questo ed è una cosa che probabilmente, anzi forse senza probabilmente, in molti non sanno, come vi siete sentiti? No, più che altro era stato abbastanza complesso il cercare di stringere il tutto in un film di 90 minuti, no? Perché comunque gli argomenti sono tanti e le cose anche che abbiamo scoperto erano veramente tantissime, cioè addirittura ci sono tantissimi altri allevamenti che non abbiamo potuto, o altre tematiche di cui non abbiamo potuto parlare nel film, perché sennò veniva un film di 6 ore praticamente. No, veramente. E quindi abbiamo dovuto stringere per cercare di appunto comunque fare un prodotto godibile e anche di mantenere un certo livello tipo di azione. Ed è per quello che, come dire, in realtà non avrebbe creato scandalo, che ne so, fare una miniserie, però tu dici probabilmente quella miniserie il livello d'attenzione sarebbe calato. Guarda, all'inizio in realtà avevamo anche come intenzione di fare una miniserie e di fare ogni episodio relativo a una delle tematiche, quindi appunto l'inquinamento, il maltrattamento degli animali, l'antibiotico resistenza, però purtroppo poi eravamo fondamentalmente solo io e Giulia e non avevamo nessun supporto da nessuna parte e tutte le condizioni con cui parlavamo fondamentalmente ci chiudevano la porta in faccia. E quindi ovviamente per fare una serie devi avere comunque un piano economico, anche devi già avere un contratto con tipo Netflix o Amazon che ti sponsorizza la serie, no? Quindi poi dopo in realtà abbiamo deciso di andare invece verso il documentario, il film, però il film come film, proprio un film documentario, anche perché poi dopo invece abbiamo tentato, detto, secondo noi è anche più forte se poi riusciamo ad andare al cinema, cosa che invece con una serie non puoi fare. E questo infatti poi dopo, tra virgolette, è stata la scelta vincente, perché infatti al cinema ha avuto un successo che è completamente inaspettato da parte nostra, non pensavamo che... comunque oramai siamo da 10 settimane al cinema, o forse 11, non mi ricordo più, e quindi è veramente incredibile che un documentario stia fuori così tanto nelle sale e che ci sia così tanto interesse. Appunto all'inizio ovviamente era partito l'interesse, era tutto partito dalle varie associazioni animaliste che avevano organizzato proiezioni e tutto, però poi dopo il film è andato abbastanza virale sui social e quindi un sacco di gente ha iniziato a venire, anche appunto adesso la maggior parte degli spettatori sono onnivori, comunque non è neanche gente vegetariana o vegana, per dire. Sì, c'è stato forse, non so, magari anche voi l'avete percepito, noi, almeno io, all'inizio, quando comunque si iniziava a parlare, c'era un po' la percezione che fosse, tra virgolette, una pellicola un po' verticale, no? Un po' dedicata soprattutto a chi ha un certo tipo di regime alimentare, come per esempio i vegetariani, i vegani. Invece poi effettivamente qui, secondo me, a maggior ragione la vostra bravura, e riprendo quello che dicevi prima, con le pochissime risorse nel girare una roba del genere, quindi un plauso ulteriore, invece poi effettivamente è diventato un qualcosa che
riguarda assolutamente tutti e sfido chiunque a guardare questo film e a non rimanerne comunque colpito, fosse anche onnivoro, non c'entra, ragazzi, non c'entra niente questo, veramente. Sì, infatti, ti chiedo però, questa riflessione mi fa venire una domanda da farti. C'è stato un momento in cui tra di voi, forse più di uno, tra te e Giulia, vi siete guardati in faccia dicendo c'è qualcosa che ci sta saltando per aria, se non ci entra questa roba qua rimane un po' tutto, no? Sparso, e per esempio, non so, anche proprio l'intrusione, no? A Bruxelles, comunque quella lega un po' tutto, perché ci sono poi gli interessi proprio politici, i fondi dei cittadini, dei contribuenti europei. Quindi c'è stato un momento in cui avete un attimino tentennato dicendo Madonna, mi sa che stiamo andando a sbattere. Ma guarda, allora, in realtà per tutto il tempo, nel senso che essendo solo io, ogni volta era sempre ce la faremo, boh, ci proviamo. Poi non lo so in realtà il perché, ma è andato quasi sempre tutto liscio con le riprese, e anche appunto anche il fatto che siamo riusciti, per dire, nella scena finale, quando durante le votazioni della PAC, sì, che siamo riusciti, sì, a beccare De Castro, che era uscito in realtà fuori per prendersi un caffè, anche quella è stata una coincidenza, se non riuscivamo a incrociarlo, perché noi avevamo provato più di una volta a chiedere interviste, certo, ma si rifiutava in continuazione, no? O non rispondeva. E quindi poi dopo, finché siamo riusciti a beccarlo appunto nei corridoi lì di Bruxelles, però anche quello è stato un caso, se non veniva fuori quella cosa non ci sarebbe stata quella scena, che comunque è molto forte, perché chiude... Perché ne parlate di continuo e poi alla fine il faccione di De Castro serviva. Però c'è, esatto, quindi vabbè, sono tutte casualità. Che sia la fortuna di essere quindi, ma a proposito, diciamo, di Castro, ma aggiornaci un attimo, ma quali teste sono cadute poi alla fine grazie a voi? Perché anche la stampa internazionale europea ha ripreso l'eurodeputata spagnola. Esatto, ha ripreso, sì, anche la Clara Aguilera, l'eurodeputata spagnola, anche lei ha deciso di non ricandidarsi. Ovviamente nessuno dice che è perché per colpa del film, ovviamente, certo, hanno sempre motivazioni personali, però sì, sulla stampa spagnola poi addirittura è andata ancora molto più virale la notizia, perché praticamente abbiamo fatto una proiezione a Barcellona del film, e poi una clip, che è la clip con la Clara Aguilera, è andata virale, l'hanno iniziata a andare mandata su un programma spagnolo che è un po' tipo Striscia la Notizia, tanto per capirci, okay, e da lì però l'hanno fatta girare ovunque, e quindi praticamente hanno scritto una lettera al Partito Socialista Spagnolo chiedendo le dimissioni dell'Aguilera, e quindi poi dopo lei ha deciso di non ricandidarsi. Quindi sì, diciamo che queste cose sono assolutamente inaspettate, perché noi non ci aspettavamo mai, cioè ovviamente speravamo che qualcosa succedesse e le cose potessero cambiare, però mai ci saremmo aspettati che in realtà grazie al film due eurodeputati chiave appunto per tutta l'industria della carne in Europa non siano più lì a giugno. Poi non lo so se troveranno il sostituto, sicuramente le lobby si muoveranno velocemente per trovare un altro interlocutore, però intanto loro due no. Pablo, volevo chiederti proprio questo, ovviamente, cioè, dopo il film, l'abbiamo detto, in concomitanza con le prossime elezioni europee, secondo te, cioè, ci potrà essere un cambiamento, oppure abbiamo visto il film, però come hai detto tu, si trovano altre strade? La politica, allora, i cambiamenti purtroppo per questioni anche così grosse, perché qua il cambiamento è un cambiamento enorme, perché vorrebbe dire completamente cambiare il nostro sistema di produzione del cibo per evitare appunto tutti quei problemi anche relativi all'ambiente, a pandemie, resistenza antibiotica. Quindi ovviamente come tutte le cose ci vuole tempo, non sarà un cambiamento repentino, però sicuramente è un inizio di qualcosa, e anche il fatto che appunto anche adesso in Italia si parli così tanto di questa tematica è sicuramente una cosa molto utile, perché vuol dire che comunque tante coscienze sono state risvegliate, fondamentalmente tanta gente sta aprendo gli occhi, e comunque sicuramente c'è più interesse, e nel momento in cui si inizia a dialogare su determinate tematiche è il momento in cui inizia ad esserci un cambiamento. E qualche politico italiano vi ha scritto
per dirvi qualcosa in merito a quello che avete realizzato o no? Sì, allora, tipo Eleonora Evi, che anche perché abbiamo fatto anche la proiezione del film al Parlamento italiano, grazie a Eleonora Evi che appunto ha ospitato la proiezione. E sì, è stato incredibile perché appunto abbiamo fatto anche tra l'altro la prima del film è stata al Parlamento europeo, cosa che per noi eravamo, cioè non ci saremmo mai aspettati come cosa, addirittura di andare a fare la prima del film all'interno di quel palazzo che noi stiamo Nella tana del lupo, Infatti quando ce l'hanno detto ho detto ma siete sicuri che volete fare la prima del film? Sì, e anche lì grazie a 3 eurodeputati. Un italiano e uno spagnolo del gruppo Verdi che hanno deciso di portare il film al Parlamento e di farlo vedere. Quindi è stato anche quella cosa lì. Ci sono appunto dei politici che sono disposti al cambiamento e che in realtà, anzi, da anni che si battono per determinate tematiche. La cosa, secondo me, interessante è che appunto tramite comunque film, documentari, libri, la cultura è comunque un cambiamento che viene anche dal basso e piano piano, appunto, con sempre più gente che comunque prende coscienza di determinate cose e cambia anche sia a livello personale, ma anche poi a livello magari di scelte politiche, piuttosto che di mettere anche pressione o comunque anche di cambiare semplicemente la propria abitudine alimentare. Comunque è un messaggio politico molto forte che ognuno può fare 3 volte al giorno, fondamentalmente, perché senza i consumatori l'industria non esisterebbe. Ora, approfitto delle tue parole per fare con voi una piccola riflessione, no? Perché uno dei messaggi che secondo me traspare anche da questo documentario e anche dalle parole di Pablo adesso, cioè lui dice, ragazzi, adesso non è che sono tutti dei delinquenti, dei criminali, qualcuno ha anche appoggiato la proiezione, qualcuno è dalla parte del cambiamento, è dalla parte della eliminazione di determinate Dinamiche. dinamiche assolutamente oscene e inumane, quindi già un passo in avanti. La seconda riflessione però che dico è che in un'epoca nella quale oramai i politici noi li votiamo, perché sono settimane che ovviamente in questo consesso, Paolo, noi affrontiamo il tema della politica, delle europee, dei giovani, come si avvicinano a questi personaggi, a questi partiti, e ovviamente ci rendiamo conto che i programmi mancano totalmente, nessuno parla di programmi, no? E nonostante comunque si parli di, insomma, decisioni da prendere al centro dell'Europa e per l'Europa. Ma al netto di questo, proprio in un'epoca in cui è più il volto, lo slogan, la propaganda, il progetto quasi impossibile da realizzare, così. La cosa che traspare tanto, e vi invito poi a rifletterci sopra, del documentario, anche per esempio, mi ricollego alla deputata spagnola, all'eurodeputata spagnola, ma anche allo stesso De Castro, è come parlano fuori onda e come parlano davanti alla stampa. Cioè, tu veramente hai a che fare con Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che se da giornalista non mi stupisce perché ne ho visti tutti i colori, però se mi metto nei panni di un Cittadino cittadino, di un normale. utente, di uno spettatore, dico: ma guarda sta figlia di Drocchia, cioè come riesce, no? Cioè, a un certo punto lei dice: no, a me della felicità del maiale non me ne frega una mazza, io tanto me lo mangio. Arrivate voi con Giulia che le fa precisa domanda, Telecamera. fa: no, assolutamente, cioè è una roba pazzesca, no? Allora, questo mi invita anche a fare una sorta di suggerimento. Cioè, non vi limitate sempre soltanto a vedere quanto politico, un personaggio noto, vi vada a genio, vi sia simpatico, vi crei empatia, perché poi dopo, dietro, sono decisioni che questi devono prendere, per cui devono votare. Queste persone avevano un conflitto di interessi grosso come una casa, che, e hanno un conflitto di interessi grosso come una casa, che ovviamente non può trasparire da un'intervista, però con un po' di curiosità, informazione, Senso critico, senso magari. critico. Certo, è ovvio che food for profit, come dire, proprio prende il coperchio e lo Sì. alza dal vaso, dal pentolone. Però purtroppo non ce ne sono tanti di food for profit. E quindi un tantino di più, piuttosto che sempre dire forza quello, è come se fossimo nel derby allo stadio.
io questo messaggio un po' me lo porto a casa. Prima di prendere la matita l'8 e il 9 giugno vuoi votare quello? Ok, facci un po' una tua analisi e vedi magari se ha degli interessi, perché poi alla fine tante cose sono anche alla luce del sole se uno si vuole informare, no Pablo? Assolutamente, ma il problema in realtà in generale con la politica, che come hai detto te, nella maggior parte dei casi dicono una cosa davanti alle telecamere e poi fanno quasi l'opposto di dietro. Diciamo che ci sono veramente pochissimi politici, secondo me, che sono veramente integri. E li riconosci perché sono magari più piccoli e si battono, diciamo, per delle cause più limitate, però almeno sai che su quella cosa ci credono veramente e portano avanti un discorso vero. Non sono più politici di professione che invece appunto sono abilissimi nel mentire all'opinione pubblica e portare avanti delle politiche completamente opposte. Anche perché il problema, secondo me, soprattutto non soltanto a livello nazionale, ma proprio a livello europeo, c'è veramente un distacco tra il cittadino e la politica enorme. Noi non sappiamo quasi neanche chi sono gli eurodeputati, cioè non c'è l'attenzione che abbiamo sui governi nazionali, che più o meno sappiamo chi sono. Esatto, insomma. Esatto. E quindi anche personaggi appunto come Paolo De Castro, la Clara Aguilera, che sono veramente importanti e fondamentali in Europa, ma il cittadino comune non li ha mai sentiti nominare, perché chi sono in realtà? Il problema è questo però invece, che le decisioni in realtà più macro proprio, quindi anche quelle più importanti, che poi riguardano tutti gli stati dell'Unione Europea, vengono presi proprio da queste persone, che noi non sappiamo fondamentalmente quasi neanche chi siano. Quindi ci vuole veramente più trasparenza, anche più attenzione da parte del cittadino. Noi non vogliamo assolutamente fare un film anti-europeo, anzi, il contrario, vorremmo che in realtà l'Unione Europea diventasse più vicina ai cittadini, quindi anche più democratica, più trasparente, e che anche il cittadino stesso però a loro volta abbiano più interesse nelle politiche e in quello che avviene in Europa. Però ovviamente tutto deve partire anche dai media, che dovrebbero dargli più attenzione a come vengono prese determinate decisioni. Hanno detto una cosa veramente bella: non è un film anti-europeo, ma anzi è per un'Europa. A un certo punto, il capo dei lobbyisti, se non sbaglio, dice l'importante, cioè a un certo punto loro inventano questo progettone di fare un maiale a sei zampe, no? Cioè, e che se una che persona c'è veramente uno lì e dice, cioè, così fai più prosciutti. Hanno trovato, cioè, hanno trovato un sacco di come dire, accoglienza da parte di questi sia dei lobbisti che di questi eurodeputati, ma uno dei principali lobbisti ha detto: guardate, si può fare tutto, l'importante è che non venga a conoscenza dell'opinione pubblica. Cioè è una roba che è devastante, se ci pensi. Sì, ma no, come, ma cioè, infatti ti dico, cioè al di là io dai, in realtà, scusa se ti interrompo, lui in realtà dice no, non possiamo dire queste cose adesso perché siamo in campagna elettorale, poi una volta eletti si può fare quello che si vuole. Quello è il problema. Infatti, cioè, inizialmente dicevo, abbattuto, ho detto non so quando rimangerò ancora carne, ma in realtà, cioè, la cosa che fa più paura è il fatto, cioè, tutto il contorno e quello che c'è dietro. Esatto, certo, esatto. Come l'altro della commissione europea, che ci dice: ah sì sì, se potete vi possiamo stanziare 10 milioni di euro per fare degli esperimenti, però facciamoli in Africa, perché così se scappa il pozzino succede in Africa. Anche queste cose qua sono veramente aberranti da sentirsi dire, ma è la stessa cosa che dicevi prima, no? Queste cose non le direbbero mai davanti alle telecamere, però poi nei dialoghi tra appunto persone del settore ovviamente parlano di questo, e penso che non è solo il settore agri, è purtroppo tutti i vari settori, dall'industria delle armi all'industria della chimica, c'è un po' di tutto. Pablo, prima di lasciarti, due domande rapidissime. La prima, ovviamente sei diventato milionario, tu e Giulia siete milionari adesso? No, purtroppo no, però non funziona esattamente così, no, esattamente no. Anche, e poi comunque noi stiamo appunto puntando sul fatto di andare avanti, quindi di andare a fare un secondo documentario. Ecco, esatto, hai anticipato la mia seconda domanda. Okay. Adesso che cosa vi dobbiamo aspettare? Anche perché avete tutta la pressione addosso. Allora, adesso ovviamente siamo ancora in tutto il turbine di Food for Profit, però assolutamente presto vogliamo appunto iniziare a fare la fase 2. Però ovviamente purtroppo tutti questi documentari d'inchiesta impiegano veramente tantissimo tempo. Abbiamo messo 5 anni con Food for Profit,
speriamo di riuscire ad accorciare un po' i tempi, però comunque sono sempre cose che richiedono il loro tempo e soprattutto sono anche molto onerose e richiedono appunto tempo e investimenti per poter andare avanti per queste cose. Quando te la sei fatta veramente sotto era quando hanno sparato? Ma allora, in realtà, allora, sparavano in aria, quindi era giusto per farci andare via. Non, sicuramente, cioè, non ci immaginavamo che ci sparassero per difendere dei tacchini. Però comunque sì, diciamo che quella sera la situazione era abbastanza tesa, soprattutto quando poi è arrivato quell'altro scagnozzo che hanno mandato nel mezzo della notte per cacciarci via. Non era, diciamo, un personaggio molto, però per fortuna ci avevamo due bodyguard con noi, quindi ci sentivamo abbastanza protetti quella sera. Complimenti a Pablo Grazie D'Ambrosi mille. Per Food for Profit, salutaci anche Giulia e gira i nostri complimenti. Certo. Speriamo di avervi qua anche ospiti da noi prossimamente. Grazie mille, ragazzi.